Ciao ragazzi, benvenuti dopo un po' di ritardi dovuti a scuola, insomma, un po' di impegni che cominciano a sorgere un po' nel periodo di settembre e dopo il mio compleanno, naturalmente. Eccoci nuovo tornati col giorno 2. Registrato ormai 10 volte, ma mai riuscito ad uploadare perché prima il video non mi soddisfaceva. Una volta ho provato a farlo anche con dei miei amici, ma insomma un po' casino è venuto fuori. Tornando a noi, oggi voglio presentare Internet Explorer 9 Beta 1, Firefox 4 Beta 6 e 7 Conifier. Cominciamo con Internet Explorer. Ecco qua la novità. Qual è la novità? Non è più la e non siamo più in Technical Pre-Win, ma in Beta 1. Ecco qua, fase Beta. Se andiamo prima beta 1, dal momento che ancora non è RC. Comunque, che girando in Internet si può trovare informazioni per quanto riguarda Beta 1. Pulsanti del tutto rinnovati, la barra preferita è la solita, solo che possa essere visualizzata sulla sinistra e visualizzata sulla. No, sì, è visualizzata sulla destra. Scusate, ma sto facendo un po' di confusione, sapete, un po' di stanchezza. Siamo arrivati a sabato, insomma. Beh, qua c'è. C'erano un po' di dettagli, sicurezza, zoom, download, infatti il nuovo downloader. Ecco qua siamo cancellato pedal. E erano le tab finalmente messe di fianco. Infatti, alla barra di ricerca, in modo da in pratica, insomma, liberare un po' di posto per visualizzare la pagina più larga. Purtroppo questo browser è disponibile solo per Vista e 7, non più per Windows XP. Vabbè. Poi, non avendo più la barra di ricerca, sarà funzione una ricerca intelligente. Sì, io ho già aperto Alter Vista, mi sembra. Se scrivo Alter Vista senza scrivere niente, e lui automaticamente mi ha preso Alter Vista. Vabbè, funzionalità, poi opzioni internet sono sempre quelle di Windows, di default, certificati SSL, modalità protetta, privacy, blocco pop-up, in private browsing. E altra novità che mi stavo sperando di dirvi. Questo supporta estensioni o come li chiamano i componenti aggiuntivi. Tra questi ritiene anche barre degli strumenti, guide per l'accesso, Messenger, Office Document, Kinkage, Skype Plugin, Messenger Corporation Plugin, invia OneNote, insomma, componenti, scusate, di questo genere. Include anche Java, Snagit, insomma, altri componenti di questo genere. Ok, adesso passiamo a Firefox 4. Come in qualche beta precedente, include la funzione panorama, dove noi possiamo organizzare in più tab le varie, in più schede, possiamo spostarle, non metterle in una tab e così raggrupparle in tab e aggiungere più tab. Questa è la funzione panorama. Per il resto, il nuovo menu, posto dello con lo scorrimento totale, adesso aggiungo questo menu diviso in due parti. Da una parte abbiamo componenti aggiuntivi, segnalibri, insomma download, queste funzioni di navigazione. Dall'altra nuova scheda, stampa, navigazione anonima e altre funzioni di questo genere, tutto schermo. Eccolo qua, e così si riduce. Navigazione ottima. Ancora però si tratta di una. Ecco, barra di menu si può riattivare comunque. Stavo dicendo, vabbè, ho trovato Flash God. Attivazione, devo dire che funziona molto bene questo programma, nonostante ancora sia in fase beta, quindi mi ha stupito molto. Purtroppo la barra è un po', come colore, anche un po' c'entra, non ci casca proprio benissimo con il resto del browser, ma questo poi spero venga sistemato questo piccolo problema. Se non riesco più a trovare. Eccolo qua. E togliamo di nuovo la barra di menu. Ok. Questo è Firefox 4 Beta 6. Adesso parliamo di 7 conifere. E poi vi parlerò anche di G-Downloader. Mi sono scordato prima di dirvelo. Questo programma, in poche parole, cosa fa? Permette di sostituire le icone di default di Windows con dei temi presettati o temi creati da noi. Adesso qui c'è il default, per esempio, che posso ripristinare. Lui riavvierà Explorer. E vedi, mi riporta adesso, ho riportato le icone di default Internet Explorer, poi Firefox, Explorer Resource, Google Chrome, Media Player, iTunes e molti altri programmi, anche qua. Ad esempio io, quello che uso io è il Token Lite, perché si adatta molto al mio tema scuro, dark. Se
metterei ad esempio il Toucan Dark, non si vedrebbero bene le icone, o addirittura anche l'Eclipse 2 che è ancora più scura. Basta cliccare sul tema preferito, poi magari, scusate, provare package, crea, vedete, crea, create, oppure tramite il tool, magari ripristinare quello di default. Possiamo vedere anche il website, naturalmente si apre su DeviantArt, tutti i programmi di questo, dell'autore, Ronex, il quale ringrazio, cioè, lo ringrazio per aver creato questo programma. Ancora non in versione definitiva, in quanto 0.4. Presumo quindi che sia una versione ancora in fase di sviluppo. Però funziona al 100% e non crea nessun tipo di problema. Tornando a noi, che si clicca su Apply, si lascia tutto così com'è. E si clicca, ecco, Apply. E lui in poco tempo, vedete, ha sostituito le icone. E ha riavviato Explorer. E so di cosa vi volevo parlare. Ah sì, dice Downloader. Eccolo qua, Downloader scaricabile, un programma freeware che si può scaricare da internet. Oltre a fungere da Downloader Accelerator, integrabile anche con Firefox tramite FlashGot, ci permette di scaricare anche da RapidShare e MegaUpload senza essere capace. Tutto questo grazie a una funzione automatica che presenta un plugin che ci riconosce il capace e ci inserisce in automatico. Naturalmente non è in grado farci scaricare come DAW Premium, però piano piano comunque automatizza il download. Adesso vi farò vedere come utilizzare FlashGot per scaricare e come invece inserire il link MegaUpload a mano. Allora, io adesso vado su Firefox, eccolo qua. Vado su Windows, ecco qua, Windows 7. Un sito a cui io prelevo anche alcune informazioni come sette conifer, che poi le condivido con voi, e poi anche dove, cioè, insomma, io dove di solito mi rifaccio, dove io chiedo aiuto quando magari ho dei problemi, così, ma non tanto. Molte, le news quasi tutte sono, no, tutte, per le sette conifere che ho notato adesso, sono tutti di mia spontanea creazione. Adesso vado su download, perché è una parte, eccolo qua, vi faccio vedere ad esempio il download automatico. Vediamo un po' se le applicazioni postate, se c'è qualche download diretto. Perché molti sono riostati. Infatti, sono riostati. Va bene, vi faccio vedere il download da MegaUpload. Io vado a copiare i link. Un po' di controlli abnormi, purtroppo. Ok, andiamo, vedete qua, lui già ha incollato, ha riconosciuto. E mi ha controllato, sono tutti da MegaUpload e sono online. Allora io vado a far play, lui mi passa da Link Grabber, mi ripassa qua, adesso lui me l'ha portato in fondo. Vado a spostare. Ok, vado a spostarlo in cima. Ok, qua. Insert. Ecco, andiamo a cancellare, adesso un download che ho fatto io in precedenza. Allora, come potete vedere, non è partito. Perché? Perché è già in download questo. Se vado a stoppare quello, vado su questo e faccio play, lui mi fa sempre partire il generale, però dà priorità a quello selezionato. Potete vedere, già fatto la capacia, sta facendo il wait. Poi, se ne vogliamo, possiamo andare su, oh, eccolo qua, settings, extension o hosting. In questo caso andiamo su host. Possiamo aggiungere account, in questo caso facciamo MegaUpload. Beh, come potete vedere è molto vasto la red download. Arrivo ad inserire il mio account. Speriamo di azzeccare i dati d'accesso. Eccolo qua, è stato aggiunto. Traffic after tunknown. Ok. E l'account è abilitato, tutto ok. Questo, vedi, mi ha riconosciuto che è un free membership. Questo, che vantaggi mi dà nonostante un user free membership? Che tutti possono fare gratuitamente. Che si vada a stoppare tutto e a far partire. Dovete vedere, lui fa il connecting, fa il wait, dopo la a parte che non mi chiede la capacia tramite Gdownload, e poi, nonostante questo, lui mi va a far attendere di meno prima del download e a darmi un pelino di velocità in più. Quello che consiglio è di mettere chiunque ha una DSL anche da 20 MB come la mia, 5 MB di download, tanto non sfiorerà mai 2 MB massimo, almeno per quanto ho constatato io. 20 e 10 in questi altri due, che massimo connessione, massimo download, anche perché
di più non supporta il programma. Ok, adesso questo è un esempio, vado a, ecco, abortito e ha tolto, faccio ripartire il mio download classico, pens, prends, ok, riduciamo ad icona, andiamo a cercare un download qualsiasi, faccio un esempio stupido, adobe.com, andiamo a scaricare l'Adobe Reader, il sito dovrebbe aprirsi in inglese perché ho fatto .com, poi vado a cambiare la lingua. Eccolo qua, no? Anzi, facciamo una cosa. Andiamo qua, Adobe Trial. Facciamo download now. E attendendo un attimo, che potrebbe richiedere il login a vedere, sta caricando. Ah no, non vuole il login. Ecco qui, English, andiamo a fare CTRL o alto a seconda di o CTRL o alto a seconda di quello che voi vedete. Ecco, login. No, chiocciola gmail, l'andro di mail, questa la conoscete ormai tutti, .com, andiamo a mettere la password e questo andrà a loggarsi. Ok, non me ne accetto, andiamo a mettere quell'altra mia mail che tanto non è più usata, quindi io posso mandare 300 email che non le leggo. Vedete qua sotto i vari protocolli e si apre il download. Adesso non capisco, ecco, eccolo, noi dobbiamo fare adesso, in questo caso lui scaricherà l'installer di Akami Download Manager e non direttamente Adobe Acrobat 9 Pro, perché non so perché l'Adobe utilizza l'Akami Download Manager. Allora cosa andiamo a fare? Flash Goat attiviamo tramite JDownloader. Oppure sappiamo fare con quello incorporato nel browser, clicchiamo in comparto nel browser e facciamo salva file. Praticamente JDownloader chiama FlashGot e ci aggiunge il download, che ha previdentemente già completato nel momento che simultaneamente a MegaUpload riesce a farlo partire, perché non è un link MegaUpload che può far solo uno alla volta, ce l'ha già scaricato. Noi andiamo a poi ad aprire la directory, e l'Akami Download Manager, noi andiamo ad installare. Cancelliamo intanto qua il link e poi facciamo procedere nel suo lavoro. Ci download, andiamo a nulla, andiamo a, ok, mi sa che il setup dell'Akami è terminato. Ah no, eccolo qua. Ah, ecco sì, avendo finito il setup dell'Akami adesso mi dirà per l'Adobe Pro. Io vado a scaricarla, tanto è ancora solo in inglese. Vabbè, vado a scaricarla in una cartella temporanea. Vabbè, adesso questo vedrò dopo. Ecco, lo faccio partire, scusate un attimo. Ok, salva. Ok, per oggi è tutto. Un saluto a tutti da portatori THB da Winblock. Alla prossima, raga.